Salve, sono Raul Bragieri, sono mi presento, sono studente delle arti a Roma, ho 22 anni e da ormai 8 anni sviluppo giochi indipendenti. Quindi ho fatto un po' un percorso atipico in cui ho fatto prima il liceo scientifico per poi studiare arte, perché non sono artista, sono programmatore, sono musicista e facciamo un po' un percorso così. Ora sono in piedi e mi siedo qua. La tesi che ho scelto di fare per questo primo triennio, comunque triennio in arti multimediali tecnologiche, riguarda proprio il rapporto che esiste o può esistere tra arte e videogiochi. In realtà è un tema molto complicato, un tema che viene spesso presentato da giornalisti o da sviluppatori, ma è molto raramente trattato in ambito accademico, proprio perché solitamente anche corsi come arti multimediali tendono ad essere abbastanza rari in una accademia delle arti. Ora, mi piace partire dal concetto che l'arte è spesso, quasi sempre, teso verso un rapporto emotivo con lo spettatore. In qualche modo, molte delle opere più interessanti o più importanti che ricordiamo, così come possiamo pensare ai pitture di Caravaggio, le ricordiamo proprio perché hanno questa emotività molto forte che coinvolge colui che sta guardando. Se andiamo anche un po' più avanti nell'arte del Seicento, quindi le pitture fiamminghi, ce le ricordiamo perché sono molto realistici, perché hanno sempre questi specchi che mostrano magari un riflesso del visitatore. C'è sempre questo quasi interattività, quasi coinvolgimento dello spettatore. Anche andiamo ben più avanti, pensiamo sempre a Goya, con le pitture nere e Saturno che divora i suoi figli. Ce le ricordiamo perché è forte, perché percepiamo qualcosa. Ora, se andiamo verso la contemporaneità, andiamo verso il Novecento, nell'arte viene meno poi la figuratività dell'oggetto, si va sempre di più verso una rappresentazione o di un'emozione o di un concetto, e quindi ciò che importa di più è proprio la reazione emotiva, la reazione personale di chi va a visitare l'opera. Ora, tutto questo, vabbè, c'è sempre il concetto che anche in architettura c'è sempre più stato l'interesse verso il singolo, verso l'utente che va ad accedere a un luogo. Infatti viene sempre da pensare che alcuni dei più importanti musei degli ultimi decenni, come il Museo Ebraico a Berlino, è famoso proprio perché il percorso in sé è il museo, il percorso in sé è struggente. E è una forma di interattività che io da sviluppatore dico, questo è level design, questo è palese, questo è praticamente un modo di rendere lo spettatore protagonista. Ora, videogiochi invece, questo è interessante perché nei videogiochi di base abbiamo interattività, di base i videogiochi sono media in cui colui che fruisce il medium è direttamente quello che deve agire, è il protagonista, è quello che svolge le variazioni. Quindi in teoria dico, ok, perfetto, tra arte interattiva e videogiochi dovrebbe essere un po' coincidenti. No, perché è completamente diverso l'approccio al medium. I videogiochi sono molto complicati da sviluppare, come tutti sapranno in quest'aula. I videogiochi vengono fatti, non so, da gruppi di decine, centinaia di persone, tra l'arco di tempo fra i 2 e 6 anni, il numero di compromessi da fare, il numero di persone che hanno controllo creativo, che vanno a toccare i vari eventi di sviluppo, sono tantissime. Ed è raro, veramente raro, vedere un gioco che è un'idea di una persona, è stata poi fatta questa idea così come si è immaginata. Anche per mille ragioni, del tipo, la persona magari artistica non è il tecnico conosce i limiti della tecnologia. Questo era soprattutto vero nei primi decenni del settore, in cui magari uno si immaginava di poter fare un gioco, quello che oggi definiremo un open world, fino a 15 anni fa era impossibile farlo a livello tecnico. Ora, come ho detto, nei videogiochi dell'arte, questi giochi potrebbero avvicinarsi tranquillamente all'arte perché sono interattivi, c'è sempre stato, almeno da quello che io propongo nella mia tesi, c'è spesso un interesse verso l'interazione dello spettatore, e infatti in realtà ci sono alcuni esempi del settore, e come già molti potranno immaginare, nella mia tesi si va anche a parlare di giochi indipendenti o comunque di tutti questi
anche le varie epoche, si può anche andare a pensare a giochi degli anni 90 fatti da piccoli team di sviluppo, con i primi computer, le prime persone computer, però in particolare adesso si pensa ai giochi indipendenti. Ora, visto che io non ho slide, mi sono detto di parlare giusto di due titoli al volo. Il primo è Flower, è un gioco molto famoso, uscì intorno al 2009 su PlayStation 3 e fece abbastanza scalpore perché fa del suo punto di forza essere molto minimalista a livello di design. È un gioco in cui inizi che sei un petalo di un fiore e in realtà tu sei un gettito d'aria che trascina questo petalo e può raccogliere altri petali su un prato verde. Poi la storia va avanti, che succede una serie di eventi, ma tu rimani che sei questo petalo che va in giro, o comunque questo po' di aria che puoi comandare. E cosa fa? L'unica cosa che veramente percepisci per l'intelligenza del gioco è questo grande senso di libertà che in teoria è facilissimo, in teoria è facilissimo programmare un gioco, ma per riuscire a renderlo interessante, qualcosa significativo per chi esperisce la cosa, non è affatto facile. Infatti ci hanno messo anche anni di sviluppo ed è rimasto come esempio di gioco, tra virgolette, artistico. Ora, un altro gioco completamente diverso che trovo molto interessante in come riesce a coinvolgere il fruitore è Papers, Please, uscito nel 2013, mi pare. È un gioco indipendente molto atipico perché riguarda essere un uomo di dogana, come chiamarlo, un addetto alla sicurezza alla frontiera di un immaginario paese sovietico. Ora, questo gioco faccio fatica a dire che è divertente, perché uno magari piace controllare i documenti, vedere le incongruenze, però in sé non è un gioco divertente, ma è un gioco estremamente coinvolgente perché ti trovi immerso in una situazione che normalmente non giochi, che è impossibile da vivere un film, perché un film che interesse può mai avere a vedere uno che timbra documenti e se sbagli finisce che arriva un terrorista. Però, proprio perché tu sei colui che fa l'azione e colui che vede i risultati dell'azione, magari ti devi mandare a casa una persona che deve immigrare e non ha documenti e vorrebbe ammazzare il suo paese, se tu fai questo errore, se tu la fai passare, finisci che hai fatto quell'errore di troppo e non prendi più i soldi per arrivare a casa e dargli medicine a tuo figlio. Quindi è un gioco molto brutale in questo a livello concettuale, ma vedendolo è un gioco semplicissimo, in pixel art, una sola scena, una sola canzone, tutto semplicissimo. E proprio per questo è degno di nota, perché col poco di contenuto riesce a dare un risultato emotivo soprattutto, che è molto raro, è una cosa che non riesci, non vedi in molti giochi ovviamente, ma soprattutto non può essere vero da nessun altro medium. E infatti è qui che trovo interessante il concetto che molta dell'arte, anche l'arte negli ultimi due decenni, si sta spostando anche lì verso l'interattività. Ora, un filo un po' lopindarico perché non è che posso raccontare tutto, però diciamo che negli ultimi 50 anni l'arte ha sempre di più visto una rivisitazione di stili precedenti. Dopo il secondo dopoguerra non è che ci sia stato questo grande sviluppo del abbiamo inventato un nuovo tipo di pittura, un nuovo tipo di qualcos'altro, perché alla fine i medium esplorati erano già quelli, la pittura è andata, è tornata, è rivisitata, fotografia, proiezionismo, di nuovo scultura però fatto con macchinari, mille cose. Gli elementi che proprio si stanno sviluppando negli ultimi due decenni sono quelli che vanno spesso a toccare anche nuove tecnologie. Ci sono esempi come, non so, all'inizio anni 90 si vide la net art, ovvero l'arte fatta su internet, che utilizzava pagine web e le remixava per vedere come funzionava questo nuovo medium. Ora, nell'ultimissimo periodo, si sta iniziando a notare infatti un interesse da parte di musei e mostre verso i videogiochi. Oppure si vede anche proprio installazioni interattive. Infatti, in realtà, gran parte delle mostre più note degli ultimi periodi riguardano o performance, che è appunto qualcosa di interattivo perché vedi il performer davanti a te, è una cosa che succede in quel momento e basta. Oppure vedi installazioni comunque site specific con tutta una serie di strumentazioni che sono possibili solo in quel museo in quel momento.
Quindi, anche lì, questa tesi in realtà, che hanno anche citato il resto, non vado a trarre una conclusione, non vado ovviamente a dire se i videogiochi sono arte, è una domanda mal posta, non si può dire né sì né no, cioè non ha senso, non posso dire imbrattare un muro è pittura, no, sono due cose diverse, sono entrambe la stessa azione ma con intenzioni diverse, quindi non ha molto senso chiedersi se un medium intero è arte. Però diciamo in questa tesi, questa diciamo che è la prima metà, nella seconda metà invece vado proprio a osservare come si possono mettere insieme le due cose, come si può andare per esempio a osservare la, lo studio della realtà aumentata, che è una tecnologia che è molto vicina alla tecnologia generale, e vedere se si può sviluppare qualcosa che ancora di più cerca di fare leva sull'aspetto interattivo dell'arte. Quindi questo è un pochino il quadro totale. Vediamo se ci sono domande, curiosità, così vediamo di interagire un po'. Non so se il caro Ivan, se no, se nessuno ha niente, dico io le parole, sentiamo, poi giro io col microfono. Ok, nessuno. Ecco. Una domanda banale, banale, ma la tesi è già stata, come dire, presentata, esposta? Funziona, sì. Sì, sì, sì. La tesi no, un saluto, perché dietro non mi sento. Vabbè, posizione. Sì. Sì, questa è più forte. No, devo fare una domanda. Una domanda molto banale. La tesi l'hai già presentata, è già stata, come dire. No, non ho citato, ma questa tesi in realtà la presento a marzo, quindi sono ancora in metà della fase di costruzione della tesi. Cioè, sì. A Roma, giusto? Sì. Grazie. Ok, siamo dietro. Guardate comunque un po' più forte, che questo non si sente tantissimo. Domanda un po' più tecnica. La bibliografia, quali sono i tuoi autori di riferimento, se ci sono dei manuali specifici, insomma dei concetti anche sensibilizzanti, si dice. Sì, posso magari, faccio prima direttamente a mandarteli. Sì, faccio riferimento a tutta una serie di libri, soprattutto nell'ambito di studio dell'arte contemporanea. Quindi tutti i suoi libri che vanno magari a indagare sugli ultimi 20-30 anni della storia dell'arte digitale. E invece ci sono giusto un paio di libri riguardanti di noi stessi, perché è l'ambito da cui parto io. Posso però, infatti mi viene più facile a citare, quasi dire la museologia, perché ho passato l'ultimo anno a vedere un paio di mostre. Sono andato allo ZKM di Karlsruhe, perché due anni fa c'era una mostra riguardante i videogiochi e arte. Poi ci fu un po' di anni fa la Triennale a Milano, che fu una mostra, cosa c'è, 2019-2018, che mostrò una serie di videogiochi in ambito museale, appunto. E infine mi piace sempre citare un piccolo evento che c'è a Berlino ogni anno, chiamato Amaze, che è particolare perché è Berlino, quindi città post-industriale perfetta, è una fiera che avviene sempre in contemporanea con lo sviluppanti, quindi ogni anno mi vedi sempre saltare da qua e là, in cui mette insieme, è proprio una fiera di playful media, la chiamano. Quindi sì, ci trovi videogiochi, trovi molti videogiochi, ma trovi anche piccoli artisti che hanno magari fatto delle installazioni, vedi molto persone che magari, mi ricordo una volta, uno che aveva una PlayStation 2 e potevi premere con dei pin sulla GPU direttamente e modificare, diciamo, far corrompere il gioco mentre lo guardavi. Un altro che con uno oscilloscopio ha fatto un gioco, un Pong, con appunto uno oscilloscopio. Sono tutti esperimenti che mi viene più da dire arte artigiano digitale, che quindi me li ricordo a studiarli nella demo scene piuttosto che adesso. Però sì, diciamo che la maggior parte dei riferimenti tende a mostre, più che a libri, perché è un tema che spesso è trattato anche, però è un pochino raro da trovare. Due domande, prego di essere conciso.
Allora, la prima, dato che sei uno sviluppatore, se facendo la tesi farai anche una prototipazione di qualche tipo. Assolutamente. Bene, ottimo, la vediamo a maggio. Seconda cosa, una maze italiano, come dovrebbe essere secondo te? Come o dove? Dove lo do per scontato. C'è una sola città in Italia in cui c'è lo sviluppo di giochi indipendente elevato a un mini settore, ed è Bologna, appunto. Wow, che come? Ti mai aspettato? No, come? Mi ricordo l'anno scorso, 2 anni fa, c'è stato questo tentativo, la domenica di un svilupparti, questo sviluppart, in cui infatti mi ricordo c'erano giusto un paio di giochi molto carini. Mi ricordo che uno era il vincitore del bando a Roma, quel gioco con quel che riguardava anche la cultura, e una serie anche di altri piccoli giochi che magari somigliano più a una game jam, ma proprio per la loro struttura, diciamo, self-contained, significato in termini italiano, si rendono ottimali per appunto una mostra quasi artistica. Poi mettici pure che il sviluppare una situazione davanti al mambo è... Sì, ci siamo. Diciamola così. Mi pare che, purtroppo non ero ancora sviluppatore, mi pare che ci furono un po' di esempi appunto in Italia. Mi pare ci fu una fiera a Genova, non so, nel 2016 o giù di lì. So che a Milano ci sono gli sviluppatori di Santa Ragione e... C'era un po' di team di sviluppo a Milano, c'è Palacio Scompromesa che ha fatto una serie di giochi che ha aiutato in Italia, in realtà, come indipendenti che fanno qualcosa di qualche modo artistico, comunque, che non è puramente ludico. Quindi sarebbe bello, mettiamo. Ottimo. Se non ci sono altre domande, passiamo al prossimo. È stata un'apertura molto interessante, perché in effetti ha davvero tante declinazioni questo tema, quindi videogiochi che hanno elementi artistici, persone della net art che fanno poi videogiochi, nel caso dei Tale of Tales, artisti con altri percorsi come Cory Archangel, Miltos Manetas, che è esatto, possiamo davvero spaziare in tantissimi modi, e la tesi successiva si